Alberta. Se... Allora, Alberta, ecco a te. Alberta, Cocimiglio, settori studi e statistica della Camera di Commercio. Esatto. Oggi esatto. Ci butti in mezzo ai numeri. Esatto, in mezzo ai numeri, perché ogni anno in occasione del Salone del Libro cerchiamo di riproporre una fotografia delle imprese che sono attive all'interno della filiera editoriale in Piemonte. Abbiamo 3.280 imprese che lavorano dall'editoria alla stampa, al commercio. Quindi tu vieni qua come Camera di Commercio proprio per tirare, come il contabile, no? Per tirare giù i numeri, quelli che... Richello, goniometro, esatto. Facciamo la parte noiosa. La delle sì, statistiche. Sì, sì. Però quelle che servono poi per lavorare anche a livello territoriale su quelle che è un momento di data journalism. Massimo, se mai ti è capitato di fare del data journalism, lo stiamo facendo adesso. Esatto. Cioè, lui gli dice un numero, se non è la pagina della Gazzetta dello Sport non capisce più niente. Il segno quantomeno è positivo o è negativo? Ah, ahimè, diciamo che sulla parte di filiera tradizionale il segno è negativo, cioè per intenderci sulla produzione cartacea, però tutte quelle che sono attività collaterali, quindi la parte di stampa, di portali web, di agenzie di comunicazione e informazione, cioè tutto quello che è il nuovo mondo dell'editoria sta crescendo, è come se l'editoria stesse evolvendo. Si sposta. Esatto. Esatto. Si sposta. Si muove. Quali sono i dati? Prima di descrivere dei dati bisogna trovarli questi dati. Per trovarli bisogna avere dei criteri di ricerca, immagino. Sì, i nostri bacini di riferimento sono due. La Camera di Commercio, che è come se fosse l'anagrafe delle imprese, e poi ovviamente l'Istat. Il primo giocato in casa. E lì, insomma, beh, è il gioco facile. E poi l'Istat, e che però, è il Fondo Nazionale di Statistica. Non sottovalutare il ruolo che ha la Camera di Commercio anche come raccolta di dati. È un ruolo importante. Un conto è semplicemente la raccolta, un conto è capire quali sono tutte le attività che rientrano all'interno della filiera. Quello è un lavoro che facciamo noi a 4, 6, 8 mani, ci mettiamo in gruppo e cerchiamo di capire che cosa inglobare e cosa no. E per capire lo stato di salute della filiera dell'editoria, quali sono state le domande che vi siete fatte? Come avete interrogato i numeri? Perché poi i numeri stanno lì, sembrano avere un valore universale. Di fatto dipende qual è la domanda a cui rispondono. Sì, diciamo che interrogando delle banche dati statistiche è difficile darsi delle risposte se uno non va direttamente alle imprese, all'origine. Però sicuramente ci domandiamo qual è la dimensione, ed è una dimensione micro-piccola, le imprese sono molto piccole e si vede anche qua, gli editori che sono qua presenti, tantissimi sono micro-imprese. E se crescono o se diminuiscono come numeri, qual è il trend non solo da un anno all'altro ma anche ad esempio un trend di lunga durata, quindi nell'ultimo decennio. Le parole adesso vuole fare una domanda a Massimo. Io ho sempre paura di quando Massimo vuole fare le domande. Lui si prepara, non fa già un passo avanti e avvicina il microfono. Cioè, di questa cosa qua in corso, va bene. Allora, visto che siete voi a fare l'elaborazione di questi dati, riuscite a intuire per quello che è il prossimo futuro, ma proprio quello immediato, la direzione che si sta prendendo? La direzione che ci pare di immaginare è una direzione probabilmente di riduzione della consistenza, proprio della popolazione di imprese, ma di cambiamento della qualità, cioè si produce con un altro tipo di modalità, con tanta digitalizzazione, con tanto uso di altri canali che non sono semplicemente canali cartacei di produzione libraria classica. E si vede già dai numeri l'ingresso della generazione Z all'interno del mondo o non ancora? Lì è un po' più difficile, in realtà abbiamo delle statistiche che ci permettono anche di dire quante sono le imprese giovani, ma è ancora difficile arrivare alla generazione Z, ecco, è già un dato troppo aggiornato per quelli che sono le nostre banche dati, che comunque sono banche dati amministrative, quindi... Ma per comprendere, per poter dare una risposta anche a queste giovani imprese per costruire il futuro, come i giovani si pongono all'interno di questa filiera dell'editoria? Sicuramente sono presenti sia imprese giovanili, e per imprese giovanili intendiamo under 35, sia imprese femminili, quindi imprese a maggioranza di componenti donne, quindi anche quella è un'analisi che facciamo ogni anno. L'ufficio della speranza è già attivo? Sì, lo stiamo inaugurando, a breve, qualche giorno ci siamo.
noi ti ringraziamo, chiediamo anche a te però di guardare attraverso lo specchio di Alice in Wonderland e scrivere che parola ci vedi, che numero in questo caso mi verrebbe da dire, che numero vedi attraverso lo specchio, che numero, che parola vedi. Avevamo il pennarello e ce l'avevamo, eccolo qui. E intanto bisogna trovare uno spazio qui da qualche parte. Alberta, lo ricordiamo, economia della filiera editoriale Camera di Commercio di Torino per il settore studi e